da tre, nel fango le armate del duce e del re, gli albini che muoiono traditi lungo il Don. Cento operai in ogni officina aspettano il suono della sirena, rimbomba la fabbrica di macchine e motori, più forte il silenzio di mille lavoratori. E poi, quando è l'ora, depongono gli arnesi, comincia il primo sciopero nelle fabbriche torinesi. Fabbrica, altre braccia vanno in croce e squillano ostinati i telefoni in questura, un gerarca palimpavido ma comincia a aver paura. La patria e l'impero, sempre più donne vestite di nero, allarmi che suonano in macerie le città, il 15 marzo il giornale a Milano rilancia l'appello, il PC clandestino, controllano, fan finta di sapere, si accende la voglia delle camicie nere, ma poi quando è l'ora si spengono gli ardori, perché scendono in sciopero 100.000 lavoratori. Arriva una squadraccia armata di bastone, va dietro fronte subito sotto i colpi del mattone, e come a Stalingrado i nazisti son crollati, alla Breda Rossa in sciopero i fascisti son